Il 2020 sarà ricordato come l'anno del coronavirus e se la popolazione anziana è quella che è stata maggiormente colpita dalle conseguenze sul piano sanitario in termini di morti e di sofferenze legate alla malattia, saranno i più giovani, almeno a lungo termine, a dover fronteggiare le conseguenze sul piano economico e sul piano sociale. Assume per questo ancora maggior rilevanza, secondo noi, la nostra selezione annuale di talenti under 40. È a queste storie che dobbiamo guardare se vogliamo rendere la crisi anche un'opportunità. Ne racconteremo 40 in 4 categorie diverse. Manager, start-upper, ricercatori, influencer. Hanno profili diversi, ma hanno tutti a che fare con il mondo dell'impresa. Un'analisi della Business School della LUIS evidenzia come tra le società quotate al FTSE MIB non ci siano CEO under 40. Unica eccezione, Gabriele Bley, nominato a 39 anni amministratore delegato di Azimut Holding. Lo includiamo nella nostra classifica, già quarantenne. Ci sono poche donne, perché purtroppo ci sono poche donne ai vertici delle nostre aziende. Ecco la selezione dei nostri talenti manager under 40. Hanno tutti lanciato startup di successo, ovvero aziende innovative che hanno risolto problemi o colmato lacune in determinati settori con l'aiuto del digitale. Alcuni di loro hanno addirittura inventato nuovi modi di vivere, lavorare o studiare. Ce ne sarebbero tantissimi, ma i 10 startup che abbiamo scelto si sono fatti notare nell'ultimo anno e le loro aziende sono diventate strategiche per il futuro del paese. Ecco i nostri startup 40 under 40. I mesi dell'emergenza coronavirus ci hanno ricordato l'importanza della ricerca e il valore di quella italiana che di solito è così trascurata. In questi mesi le battaglie dei ricercatori hanno scandito la nostra attesa, come hanno fatto le notizie su un vaccino e i modelli matematici che cercano di prevedere l'evoluzione dei contagi. Nella lista che abbiamo preparato, che è composta da 8 donne e 2 uomini, abbiamo cercato di segnalare quali profili rappresentassero meglio il contributo che la ricerca può avere per il nostro paese e per la società civile in termini di progresso e di successo, ma anche di salute e benessere. Vivono la loro vita sui social, che non considerano come tutti noi un semplice passatempo, ma un vero lavoro. C'è chi ha iniziato su YouTube per poi approdare in televisione, chi ha milioni di follower su TikTok e chi fa tutt'altro mestiere ma si è scoperto Instagram. Sono gli influencer. Segni particolari sono seguiti da tantissime persone e riescono a spostare desideri e acquisti.